Leggiamo nel Salmo 50 al versetto 15 e dice: Invocami nel giorno della sventura. Io ti salverò e tu mi glorificherai. E ancora Romani capitolo 5 versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ho invocato il nome di Gesù. Ascoltiamo questa testimonianza. Nella mia infanzia mio padre mi spingeva a frequentare la chiesa, anche se lui non ci andava quasi mai. Passavano gli anni e in quel luogo non trovavo alcuna risposta soddisfacente alle questioni importanti che mi assillavano. Allora mi sono avvicinato alla filosofia, ma nulla cambiava. Alla fine il consumo di droghe leggere mi ha portato in un ospedale psichiatrico. Ero a terra, senza speranze e senza progetti. Mi sentivo finito. Ma da quel momento Dio iniziò a parlarmi ed è sul mio letto di ospedale che ho incontrato il Signore. Quando mi sentivo come sprofondato in un baratro, Lui mi ha aperto gli occhi e io gli ho aperto il cuore, affidandogli tutta la mia vita e chiedendogli di venire a dimorare in me. Era la prima volta che invocavo il nome di Gesù chiedendogli aiuto. Fu così che sperimentai l'autorità e la potenza che c'è nel nome del Signore. Egli mi ha liberato dalla droga che mi tormentava e mi ha mostrato la via da seguire. Sapevo che ero perdonato e salvato perché i peccati che mi pesavano sulla coscienza mi erano stati tolti dal Signore Gesù. Ero felice, libero, leggero. Nessuno poteva togliermi quella gioia, quella pace e quella sicurezza che avevo ricevuto attraverso la nuova vita in Cristo. In seguito il Signore mi ha chiamato insieme a mia moglie al suo servizio per un ministero che compiamo tuttora, contenti di fare la sua volontà. Che il Signore ci benedica.